Noi abbiamo affrontato questo tema in una commissione congiunta patrimonio e lavori pubblici, abbiamo analizzato la proposta perché vorrei fare una divisione netta tra il concetto di autorecupero e questa proposta sull'autorecupero, cioè questa è una via proposta dalla consigliera che dall'analisi effettuata in commissione è risultata essere poco precisa in tutta una serie di mansioni che devono essere svolte dal SIMU, svolte dal Dipartimento Politiche Abitative. Non è vero che ha avuto i pareri favorevoli di tutti i dipartimenti. Da una parte il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha considerato la proposta come di mero indirizzo. Invece il SIMU, da un'analisi più approfondita, ha comunicato un parere negativo perché effettivamente, più che essere di mero indirizzo, dà delle indicazioni ben precise, tuttavia non attribuisce le necessarie competenze e si torna un po' al nocciolo della questione fondamentale di questa amministrazione. È vero che in passato sono stati fatti dei progetti di autorecupero, è vero che questi progetti non sono andati a buon fine nella maggior parte dei casi, perché non basta ad un'amministrazione avere un'idea ed applicarla così senza costruire a monte una serie di competenze, una filiera di controlli. Allo stesso modo questa proposta cade nello stesso identico errore, perché sono troppe le lacune. Tanto dal punto di vista amministrativo abbiamo sottolineato il fatto che il Comune debba sottoscrivere le fideiussioni per immobili che poi vengono utilizzati dai cittadini. Insomma, noi questa esperienza l'abbiamo vissuta anche in altri ambiti amministrativi ed è stata deleteria. Si può arrivare addirittura a perdere gli immobili, a quel punto non sono più né dell'amministrazione né dei cittadini stessi. Altre lacune riguardano appunto, per esempio, la filiera delle competenze e la scelta di come si individuano i soggetti che vanno all'interno degli immobili. Si parla di cooperative, ma quali cooperative, come vengono definite, quali sono i soggetti? Sono ERP, non sono ERP? No, non sono ERP perché l'autorecupero esce dall'ERP, però anche il finanziamento veniva preso da una voce di bilancio relativa alle alienazioni ERP. Quindi noi abbiamo sottolineato una serie di inesattezze, una serie di mancanze, di carenze, che sono più che altro relative anche alla trasparenza con cui poi si va ad effettuare delle scelte devono essere fatte con dei criteri a monte molto molto specifici. Cioè non si può semplicemente procedere e poi, quando si arriva all'atto pratico, non si ha gli strumenti o non si hanno i soggetti definiti a portare avanti quegli strumenti o a attuarli. Come si scelgono le persone, quali sono gli attributi che devono avere, come vanno a formare la cooperativa, come si fa a scegliere una cooperativa piuttosto che un'altra? Sono cose importantissime. Guardate che su questi aspetti, insomma, l'amministrazione in tempi passati è caduta in errori grossolani che, insomma, hanno anche dato esito molto poco trasparente, con indagini eccetera. Quindi nel momento in cui si va a definire un processo di questo genere è necessario farsi delle domande, è necessario costruire preventivamente proprio un'organizzazione che faccia sì che tutto funzioni nella maniera migliore possibile, affinché non si arrivi ad uno stallo amministrativo che poi, come è successo nelle esperienze precedenti anche di autorecupero, diventa difficile da sbrogliare. Quindi noi ci siamo espressi molto nello specifico relativamente a questa proposta, perché chiaramente non siamo siamo a favore del concetto di autorecupero, così come siamo a favore del concetto di housing sociale, ma per arrivare a costruire qualcosa si devono prima pensare, studiare ed attivare delle basi su cui costruire. Purtroppo abbiamo riscontrato l'amministrazione carente da questo punto di vista, e siccome i temi sono infiniti e noi purtroppo siamo umani,
Su alcuni temi ci stiamo concentrando maggiormente, su questo tema è sicuramente un tema da costruire, per cui abbiamo chiesto di individuare le competenze, stiamo lavorando nella costruzione di questo percorso, però vogliamo creare delle basi solide proprio per non arrivare poi a costruire, ad ottenere dei risultati che non sono adeguati a rispondere alle esigenze per cui poi tutto questo meccanismo è stato messo in piedi, cioè far sì che i cittadini ci vivano dentro questi immobili in maniera assolutamente formalmente impeccabile. Grazie.